La nostra percezione è che tolti gli studi di più grandi dimensioni, che sono sostanzialmente ormai delle aziende e quindi applicano logica, hanno anche dipartimenti di sistemi informativi e specialisti, il vero problema degli studi legali è che sono ancora poco informatizzati e quindi in qualche modo la sicurezza sta nel fatto che non hanno informatico, ne hanno troppo poca. Ma la prospettiva della mia professione è sempre di più quella dell'informatizzazione delle tecnologie, e sotto questo profilo la percezione è che quando si comincia ad andare verso le tecnologie la percezione del rischio è ancora veramente molto bassa. Ci sono stati diversi casi di criptolocker che hanno aggredito studi legali con pericoli notevoli, non tanto per la perdita delle informazioni, ma in quel caso perdita non nel senso che è andata verso qualcuno non autorizzato, ma nel non poterlo utilizzare, che da un punto di vista del cliente dello studio potrebbe essere estremamente rischioso anche per le proprie tutele. Ecco, da questo punto di vista quindi penso che il GDPR sarà una grande occasione anche per i professionisti, sia di mercato ma verso se stessi, per migliorare il proprio livello di sicurezza e la sicurezza dei servizi erogati ai propri clienti, che diventerà un fattore assolutamente differenziante. Questo penso che le certificazioni, i bollini blu che la normativa prevedono possano aiutare molto anche i professionisti. Ma dal punto di vista delle responsabilità, vede un irrigidimento con l'applicazione del nuovo regolamento? Responsabilità professionali? Beh, quelle professionali non le dette il regolamento, ma siccome le responsabilità generali dettate dal regolamento aumenteranno in maniera esponenziale, visto i numeri che sono in questo momento sul tavolo, è indiscutibile che il timore aumenterà. Peraltro anche i casi di cronaca, non solamente in Italia, dicono che spesso sono proprio gli studi legali, proprio perché deputati a gestire situazioni delicate tra privati o tra pubblica amministrazione e privati, a poter essere oggetto di attacco per andare ad acquisire informazioni estremamente importanti, che possono essere anche fattore di alterazione degli equilibri di mercato e della libera concorrenza. Quindi io credo che tanto più un professionista si posiziona sul livello di strato alto, di consulenza e di contenzioso, tanto più questi sono temi ineludibili ormai. Allo stato dell'arte, quindi oggi, cosa consiglierebbe di fare a uno studio legale di medie dimensioni sotto il profilo della sicurezza? Fare un'analisi dei rischi e adottare un livello di sicurezza assolutamente adeguato, rendendosi conto delle conseguenze disastrose che ci possono essere nel caso si sia oggetto di un data breach come professionisti. Da lì in poi l'adeguamento normativo non lo insegno ai colleghi e quindi evidentemente non posso che dire puntate sulla sicurezza perché è il futuro.